Non rubare, rubata questa, allunga tutto. Forza! 7! Sì! È la prima volta che vedo far fatica durante il riscaldamento. Non mi è mai successo. Non mi è mai successo. Forza! 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 Sì, 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 sì! Grande, bravo! No, non so cosa sia, però l'ho già sentito da qualche parte. Per me questo video può finire qua. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, ragazzi. Continuiamo la serie di video in cui incontro quelli che attualmente sono i protagonisti della nuova scena sui social del mondo del fitness e del bodybuilding, e continuiamo appunto il video con questo simpatico ragazzo che non ricordavo ma è mio conterraneo perché è un camuno doc, Filippo Soavi. Promessa. Speriamo. Del... No, promessa lo sei già, speriamo. Okay. Non solo promessa ma anche futuro del mondo del bodybuilding natural. Tu gareggi in che federazione precisamente? NBFA. E raccontaci un po' il tuo curriculum. Cosa hai fatto, cosa hai vinto? So che hai vinto tutto, dai, non fare il timido. Allora, facciamo gare di qualifica vinte a giugno, nazionali mondiali la settimana dopo in Inghilterra, siamo arrivati secondi. Bene, ottimo. Era un po' troppo grosso il primo da raggiungere e poi i nazionali, sono arrivato terzo. E sono state le tue prime esperienze di competizione. Sì. Quindi sto ragazzo qua praticamente non ha ancora messo piede sul palco e ha già vinto praticamente tutto. Sì, dai, dillo. Quasi tutto. Non essere timido, oggi ti puoi lasciare andare, tanto sei ospite, quindi puoi dire quello che vuoi. Filippo è un ragazzo che io è un po' che seguo, siamo incontrati di persona qualche mese fa, da quel momento ho cominciato a seguirlo. Specifico sempre questa cosa, che seguo i ragazzi da poco, non perché non mi interessi, ma perché a differenza di quello che si può pensare, io sono sui social da una vita, lavoro tanto con i social, ma ho una specie di mio un piccolo mondo e non so quello che succede al di là, però quando poi scopro dei personaggi del genere mi rendo conto che dovrei aprirmi un po' di più, perché Filippo, secondo il mio personale parere, e penso che un pochettino di esperienza ce l'ho, ha sia il talento fisico sia la mentalità, e questo l'ho potuto scoprire parlandoci un pochettino nelle occasioni che ci siamo viste, in particolar modo oggi prima di cominciare il video, ha tutte le potenzialità per poter essere veramente un atleta che farà parlare di sé. Nella chiacchierata che faremo nella seconda parte del video ci dirà anche le prospettive future, cosa vorrà fare, qual è l'obiettivo, i prossimi obiettivi, ma adesso ci concentriamo sulla parte che più mi interessa, che è l'allenamento. Okay. Cioè non è che non mi interessa quello che ti dirò dopo, diciamo che io sono un fan dell'allenamento, quindi mi interessa in particolar modo questo. Come al solito tengo a specificare che questo video non è un video in cui io voglio far cambiare il suo stile di allenamento o snaturare quello che lui e il suo preparatore stanno strutturando, perché sono dell'idea che quando un lavoro dà questo risultato è un lavoro che funziona, anche se dovesse essere concettualmente opposto a quello che penso io. Un lavoro che fa ottenere dei risultati di questo tipo è un lavoro che funziona. Si può arrivare a un grande obiettivo con tante strade, questo l'ho sempre detto, ma caso vuole che, confrontandoci un attimo prima, Filippo e il suo preparatore hanno strutturato una metodica di allenamento che io condivido appieno. Quindi, riassumendolo, tu sei abituato a fare volumi di lavoro medio-alti. Uh-huh. E per rispondere a una grande diatriba, che secondo me non ha senso perché, ripeto, ognuno ha il suo metodo e se funziona è valido, esatto, tu lavori sempre a? Quasi sempre a cedimento. Bene. Ora, quello che vorrei che passasse da questi video, raccontando l'esperienza di ogni atleta o comunque rappresentante di questo ambiente giovane che viene qui, è che non c'è una verità assoluta. Esatto. Io ho conosciuto dei ragazzi che se ne andavano a Buffer. Okay. E avevano dei grandi fisici. Poi mi confronto con Filippo, mi dice che se ne è a cedimento e ha un grande fisico. Questo vuol dire che una strada è migliore dell'altra? No, sono approcci differenti che danno comunque risultati. Lui evidentemente ha trovato in questa metodica la sua quadra, ti trovi bene, hai risultati e quindi propone questa, si allena con questa e credo che tu sia anche convinto che in questo momento per te sia la migliore. Sì. Tu hai provato anche altre strategie? Sì, tenendo un po' di ripetizioni, però la differenza soprattutto sulle gambe l'ho notata martellandole. Dacci un'idea più o meno di quante serie fai per gruppo muscolare, se parliamo di gambe, petto, dorso. Una ventina. 20 serie costituite da 3-4 sì,
serie per esercizio, quindi 4-5 esercizi. Sì. Accedimento, atleta natural, volume di lavoro medio-alto, accedimento, che gareggia e vince. Penso che sia la risposta più pragmatica che si possa dare per dire che anche il cedimento per un soggetto nato, a differenza di quello che purtroppo molti dicono, funziona. Oggi che cosa alleniamo, caro? Raccontiamo questo, dai. Ok. Qual è la prima cosa che hai detto quando sei entrato? Sii sincero. Io, essendo man physique, le gambe le ho coperte, quindi ho messo le mani avanti e ho detto che tanto non mi servono, quindi... Ma tu sei nato man physique e vorrai morire man physique? No, però intanto va bene così. Ok, dai, ok. No, in realtà ho fatto le gambe ieri, mi hai detto, magicamente... No, piccolo richiamino ieri e piccolo procedimento sotto la pressa. Ok, quindi fare oggi le gambe non avrebbe senso. Abbiamo fatto una chiacchiera prima, come abbiamo detto, e abbiamo optato per il petto. Ora, Filippo dice di avere un petto carente. Io gli ho chiesto, ma ti sei mai chiesto perché il petto è un muscolo che vedi carente? Lui mi ha dato la risposta più corretta che mi potesse dare. La morfologia di Filippo è caratterizzata da un aspetto molto clavicolare, ha una struttura ossea molto ampia, che per fare il main physique è ideale. Punto vita stretto, vita stretta, spalle larghe, quindi uno shape che è estremamente indicato per la tua categoria, anche per le altre. Però il main physique nasce con queste caratteristiche. Esatto. Quindi, sui soggetti che hanno una grande ampiezza clavicolare, acquisire anche degli spessori importanti su dorso e petto non è impossibile, è una questione di anni e anni di allenamento. Siamo, e dico siamo al plurale perché anche io sono un clavicolare, faccio bodybuilding ma la struttura è clavicolare, siamo forse un po' più sfortunati sugli arti, perché essendo comunque nati longilinei, con la struttura longilinea, quindi con arti tendenzialmente lunghi, non abbiamo una fortuna da un punto di vista genetico su inserzioni e ventri che si fanno risultare tondi, ma siamo un po' allungati. Questo vuol dire che non potremmo avere le braccia grosse? No, potremmo avere delle braccia grosse, ma mai tanto quanto chi è nato con una struttura favorevole ed è tutto tondo. Se ci fate caso, ne parlavamo sempre prima, quali sono gli atleti che ricordate con degli arti mostruosi? Tutti atleti con una struttura clavicolare stretta. Philippe, Coleman, Liprist, Rolly Winkler, eccetera, eccetera. Quindi, Filippo non ha un petto carente perché è sfigato geneticamente. In questo caso il petto è più carente rispetto alla struttura complessiva perché sei giovane. Cioè perché devi masticare ancora tanto, tanto ferro. E un po' di ferro da masticare lo mastichiamo oggi. Oggi ti proporrò una metodica di allenamento che, a differenza di quella con cui è abituato a lavorare, sarà con un volume di lavoro un po' più basso, okay, ma cerchiamo di avere un'intensità molto molto alta. Tu solitamente usi tecniche di intensità? No, beh, no. Perché le reputi non valide o perché semplicemente non sei abituato a usarle? Mi fa fare, ho solo un 2 supersets, possiamo chiamarli, e basta. Comunque qualcosina ce l'hai. Noi oggi invece lavoreremo come tecnica di intensità su qualche drop set, okay, o stripping, adesso deciderò, ma soprattutto sul time under tension aumentato, sia in fase concentrica che in fase eccentrica. E questo perché? Perché sono convinto che se io allungo il tempo di tensione da un punto di vista esecutivo, ho più possibilità a livello mentale di reclutare più ferri possibili. E l'obiettivo, ragazzi, per far sì che un allenamento sia ottimale, scusi, mi perdoni, l'obiettivo per far sì che un allenamento si possa considerare ottimale è quello di riuscire a reclutare più fibre possibili durante l'atto. Abbiamo parlato un sacco, andiamo. Vamos. Cosa mi proponi? Impugnatura, porti i gomiti leggermente alti, come se facessi una croce con dei manubri, vai in chiusura, ok, vai. Arriva a strecciare e vai in chiusura ancora. Vedete che è già abituato a fare volontariamente, o meglio involontariamente, uno stretch completo. Vuol dire che è abituato a utilizzare ROM di lavoro ampi, cosa che io condivido appieno. Ok. Quando vai in chiusura, Filippo, cerca di rimanere con le scapole depresse, addotte, e lavora bravissimo, solo col pettorale. Come se volessi fare una compressione quando posi. Ok.
puoi arrivare a chiudere tutto, eh? Vabbè, chiudi. Ok, non abbassare i gomiti, lasciali alti. Condiziona solo il pettorale e senti lo stretch sul capo lungo, quindi sulla parte dove senti di più. Quante siamo? Non ho idea. Sta facendo vinta? Lui è molto drama queen. Ah, ok. È la prima volta che vedo far fatica durante il riscaldamento. Non mi è mai successo. Non mi è mai successo. Se questa è la fase di riscaldamento, quando poi facciamo gli altri cosa fai? Muori? Non faccio niente. Ah, è il contrario, ok. Quindi ora fatica estrema, poi sì. Spingerai tipo poker face. Diamo un po' di contenuto. Ok. E per ravvivare un po' il video, sì. Giustamente, sì, è vero. Ragazzi, se questa è la fase di riscaldamento, poi veramente muore. Muore. Cioè, oggi veramente assisterete a un omicidio in diretta. Era pesante? Beh, non eccessivamente. Ok. Falle un po' più dinamiche. Più veloci. Leggermente meno controllate. Se adesso tu rallenti così tanto l'esecuzione, è normale che anche un carico leggero risulta più pesante. L'obiettivo adesso è quello di mandare sangue al pettorale. Quindi anche se sei un filo più dinamico, non c'è problema. Filippo, quando vuoi la seconda, più dinamico rispetto a prima. Ok? Vai, una, via, due, tre, porti dietro il bacino, ok, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, fanno 15 comode. Perfetto. Questo ragazzo rimane bello anche quando fa fatica, incredibile. Sembra un po' Zoolander, se lo ricordate. Prendi una Magnum. Sei troppo giovane. Che brutto essere vecchio. Che brutto essere vecchi. Non conosci Zoolander? Su? No, mi sa di no. Mike sta facendo di no. Io non lo so. Tu conosci Zoolander? Zoolander. Zoolander? L'ho già sentito da qualche parte allora. Zoolander? Sei proprio in Valcamonica, lo dicono. Allora lui ha dei problemi con le lingue che non sono italiane. Quelle lingue che non sono il camuno, da quello che sta vedendo. Il bergamasco potato. Tu conosci Zoolander? Zoolander? Sì, però. Perfetto. Grande. Ricordi che faceva la Magnum? No, non so cosa sia, però l'ho già sentito da qualche parte. Per me questo video può finire qua. Terzo riscaldamento, che non filmeremo perché la farà facile. Stavo dicendo a Filippo che ha telecamere spente, ma poi ho detto a Mike di filmare, perché secondo me il bello di questa roba qua deve essere che va condiviso quello che stiamo facendo con tutti. Ho detto a Filippo che mi approccerò a lui come mi approccio ai miei atleti. E gli ho detto non offenderti. Lui mi ha detto no, mi insulti. No, io non insulto nessuno. Però, dopo tanti anni che vedo degli atleti allenarsi, vedendo l'intra serie di riscaldamento e all'approccio qua con 20 kg per parte, può essere un po' per l'emozione di essere qui, può essere un po' perché si è emotivi, possono essere mille motivi, ma vedo Filippo un po' morbido. Non muscolarmente, perché quando l'ho toccato prima faceva l'esercizio, sei di pietra, sei duro. E sei un ragazzo tra l'altro natural, hai una densità muscolare notevole. Morbido qui. Cioè un ragazzo col suo telaio non può farmi delle smorfie di fatica, una pizza a 20 per lato. Perché questo telaio ne porta 3 di pizza a 20 per lato, se la testa è convinta di poterlo fare. Col fisico che hai, non c'è nulla che tu non possa fare se la testa segue il corpo, o meglio è il corpo che deve seguire la testa. Se dovessi ripartire la percentuale di importanza tra, nella riuscita di un allenamento, tra la testa e il corpo, è 70-30, 70 qui e 30 qua. Magari mi sbaglio, magari adesso mi stupisci, però difficilmente
non indovino, perché ripeto, ho passato la mia vita in mezzo a sti ferri. Se tu riesci a sbloccarti mentalmente, tu puoi avere un exploit fisico che neanche tu hai idea di quello che può essere, ma devi sbloccarti qua. Io adesso ti metto due pizze a 20 parlato, che per me con un telaio del genere è il minimo sindacale. Sta a te, in funzione di come ti approcci mentalmente, a dire ok, ce le ho, sono mie, non ho problemi, o a farti sopraffare dal carico. I pesi vincono sempre, Filippo. Se con due pizze a 20 fai, non fai fatica, ne metto 3, non fai fatica, ne metto 20, prima o poi fai fatica. Però per quelle che tu riesci a gestire, il come le fai è solo responsabilità tua. Tu sei un vincente qua. Cerca di essere vincente anche qui. Se lo diventi anche qua, te lo ripeto, tu hai un exploit muscolare che non hai idea. Mettiamo 2 da 20 e fammi vedere come le fai. Oi, oi, oi. Io voglio almeno, se facciamo un lavoro che abbia come focus il carico, stiamo tra le 6 e le 8 ripetizioni. Okay. 6 proprio la base, ne vorrei 8. Non dico sorridendo e cantando, Appla, ma deciso. Ricordati i gomiti, vai, 1. Arriva in stretch, non accorciare l'esecuzione, non rubare. 3. Ok, alza la testa. 4. 5. 6. Molto bene, bravo. Aggressivo, deciso. 7. Porta ancora una. Diamo una. Ok, portate a casa. Via. Recupero. Ok. Nel tuo stile, quello che mi dicevi prima, manteniamo il carico. Proviamo anche qualcosina in più, piuttosto recuperiamo un po' in più. Adesso conosci il movimento, hai preso confidenza, non hai più scuse. Non è un peso sufficiente per il fisico che hai. Dobbiamo arrivare a spingere molto di più. Avere un grande fisico è una grande responsabilità. Tu hai due modi di vivere questa fisicità. Ci sono due modi di vivere il talento. Essere consapevoli di averlo e adeguarsi. Siccome ho il talento, mi posso permettere di tirare indietro un po' il culo, o so che ho il talento, se ci metto anche la testa, il cuore e il sacrificio, cosa può uscire? Il talento ce l'hai, mamma natura te l'ha dato. Sta a te decidere, e questa è la tua grande responsabilità, come farlo fiorire, come farlo sviluppare. Puoi adeguarti, adagiarti e dire, beh, tanto io sono talentuoso, vado, gareggio, vinco, ma non scoprirai mai qual è il tuo vero potenziale, dove puoi arrivare. Oppure dire, cazzo, il talento ce l'ho, se non lo sfrutto sono matto. Non puoi non sfruttare questo talento, Filippo. E non ti sto parlando per il video, non me ne frega un cazzo. Se uno come te non dà la vita per questo sport, cercando ogni volta di trovare il suo limite, stai buttando via un dono enorme e saresti uno stupido. E devi farlo nel rispetto di te e di tutti quelli come me che non sono nati con il tuo talento, però io posso dire che qui ho dato la vita. Okay. Se non lo fai sei proprio stupido, lo dico per te. E siccome non siamo stupidi, mettiamo 10 kg per parte. 10? Quando è un carico impegnativo, la partenza è tutto. Parti in piedi, okay. Appoggiati qua ai piedi, te lo stacco io e parti a braccia tese. Okay. Quanto ci impiega un 100 metrista a posizionarsi sui blocchi? Una vita. E perché ci impiega una vita nonostante quella roba l'abbia fatto 1 milione di volte? Perché sa che più la partenza sarà perfetta, più tutto il gesto ne beneficerà. Il posizionamento sulla macchina è la tua partenza sui blocchi. Più sei perfetto, settato,
a posto, con gli angoli giusti e concentrato, più dalla prima ripetizione in poi verranno facili. Quindi non mi devo sedere e partire senza pensare. Take your time, dicono gli americani. Mi posiziono, mani, giusta distanza, scapole, depressione e adduzione. Sguardo alto, lo stacca Andrea, dalla prima parto. Il primo passo nei 100 metri è quello che determina se vinci o perdi. Come fai la prima ripetizione, quello che mi dà idea, se ti sei convinto di riuscire o no. Forza, 3, 2, 1, up, forza. Porca puttana, via, 1, 2, 3, bravo, forza. Allunga tutto, non rubare, ci sono io, ci sono io. Si disposto a far fatica, 5. Non rubare, rubata questa, allunga tutto. Forza. 7. Sì. 1. Bravo. Dai, 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 dai. Bella, spinta da Dio questa, bravo. Bel lavoro, bravo. Ne avevo ancora 5-6 però per il video, bene così. 5-6 lo ricoveravano. Quando sei pronto? È ancora 10 minuti. Ho poco tempo da vivere. Dai, vamos. Stacco io, eh. Tu pensa solo dalla prima in poi. 3, 2, 1. Forza. Allunga tutto. 2. Molto bene, allunga tutto. Sì. Bravo. Siamo a metà. Soffri. Lascia giù. Lascia giù. Vai, vola. Nella maggior parte delle palestre saremo banditi. Infatti questa è la mia. Vai. Da qua vai, massimo stretch. Vieni, massimo contrazione. 1, 2, 3, via. Dai, 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 dai. 1, 2, 3, ancora una, forza, scusa Mike. No, allunga, allunga, non barare, bastardo. Vai, via. 1, 2, 3, stop. Hai risolto il problema alla base. Non ti cacciano più dalla palestra, hai preso la palestra. Hai risolto il problema. La palestra non è mia. Però la risposta era troppo lunga, dovevo. Qua la gente si allena. Io odio chi sbatte i pesi, io odio chi urla. Ma se li sbatti perché hai fatto veramente l'ultima ripetizione, non riesci a tenerlo, o perché qui o ti faccio male, o rischio che tu ti fai male, o sono veloce, questo è giustificato. Quando vedo uno che sbatti i pesi senza senso, sei cretino. Se urli perché sei arrivato alla tua ultima ripetizione della vita, ci sta. Se urli della prima ripetizione, hai un problema mentale. Datti un voto per queste tre serie. Sono stato bravo, quindi la sufficienza ampiamente presa, dai. Quanto del tuo 100% hai dato? Va bene, all'ultima. Sono abbastanza soddisfatto. Non chiedere conferma a me. Dimmi tu. 90. 90, ok. Mi dà un'idea. Mi dà un'idea di quanto sei abituato a lavorare. Io ripeto, non è un concetto sollevi tanto, sollevi poco. È una questione di mood mentale. Puoi fare tanto di più, Filippo. Tu ti tieni sempre da solo, vero? In questo caso, avere uno spotter giusto ti potrebbe far fare il salto di qualità. Lo so. Io ho visto i miei ragazzi che erano in gruppo, che si spingono l'uno con l'altro, veramente ho visto un incremento dei carichi. Anch'io mi sono sempre nato da solo, sempre. Però, ripeto, partivo da una base diversa.
nella mia testa c'è sempre stato: Andrea, sei nato sfigato fisicamente, o ti cavi la vita, o non è che vincerai, non riuscirai nemmeno ad arrivare al livello degli altri che non fanno fatica. Quindi veramente, Filippo, io ogni volta che mi sono allenato ero disposto veramente a collassare per terra. Nel tuo caso, e ci sta anche, dici: cazzo, ma io ho vinto tutto facendo questa fatica. Non è che non vuoi far più fatica, tu conosci solo questa fatica, c'è tanto in più che puoi dare. Voglio farti fare questo dopo, quindi aspettiamo un secondo. Quanto pump senti? Abbastanza. Lo senti? Sì. Percepisci? Sì. Vuoi contrarre? Contrarre più forte. Ok. Buono, buono. Tu adesso sei in fase di bulk? Sì, ho staccato un attimo perché arrivavo la sera, mi veniva, cioè arrivavo la sera, ogni passo mi veniva da vomitare, non riuscivo a allenarmi bene, quindi siamo scesi un attimino, adesso sto risalendo pian piano. Tu rispetto al peso gara, quanto pesi di più adesso? Gara 73, adesso sono 81. 7 kg in più, 8 kg in più? Ok, ci sto. Infatti mi sembra ancora molto pulito per essere in off-season. Poi voglio vedere la forma. Non sono mai sporcato più di tanto, quindi. Dopo il secondo esercizio voglio vedere la forma. Dovresti essere al massimo del pump, vediamo come stai, ok? Filippo ha appena detto: ci sto o sono troppo grosso? Beh, mi sembra giusto. Secondo esercizio, vero? Tu questo non l'hai mai fatto, mi dicevi che no. Sei abituato a lavorare solo con multi power pump. Questa è un'attrezzatura che simula, un attrezzo che simula le distensioni con manubri. Okay. Quindi un lavoro convergente in distensione. È mega intuitivo, okay? L'unica cosa è posizionarsi in una maniera corretta. Sempre la solita specifica, io estremizzo un po' quando lavoro con degli atleti esperti l'apertura dell'omero, perché è vero che il carico è leggermente più impegnativo a livello tendino legamentoso, però ha l'esperienza sufficiente per poterlo gestire. Perché è indubbio, ragazzi, che se io apro un po' di più l'angolo raggiungo uno stretch maggiore del pettorale e di conseguenza, dal mio punto di vista, un coinvolgimento migliore, escludendo il lavoro dei tricipiti. Okay? Ok? Quindi posizionati, sdraiato. Non vorrei prenderlo dalla schiena. Opla. Vincio. Perfetto. Ora, non emozionarti troppo. Scendi ancora un pelo. Perché altro sono al limite col culo. Non preoccuparti, il culo tanto una volta che la schiena è appoggiata. In pugno. Stacco io, scapole depresse, addotte e vado in spinta. 3, 2, 1, su. Ok. Forza. Perfetta. Massima contrazione qua, bravo. Squeeze nella parte, bravissimo, questo è perfetto. 6. 7. Forza, forza, forza. 8, bravo. E direi che si può alzare qua. Qualcosina. Wow. Però già un altro mood mentale. Lo vedi subito dall'espressione, Filippo. Ok. Lo vedi subito dall'approccio che hai col carico. Secondo me sono più abituato a farlo così che così. Quindi questo sembra molto più leggero rispetto a quello che abbiamo fatto. Però a livello biomeccanico lavoro uguale. È sempre una distensione, nella stessa maniera. Lì percepi proprio il carico. Sei molto abituato a stare nella tua zona. Sì. Come esci dalla tua zona? E anche perché non posso uscire dalla mia zona. Ma adesso che lo fai, adesso sì. Che puoi, non aver paura. Non avere il timore di faccio brutta figura, non sollevo abbastanza. Non me ne frega niente. Sì, a me interessa, tu dai il massimo. Poi quanto sollevi col tuo massimo non è un dato che mi interessa. Se il tuo massimo vuol dire fare due pizze e ti vedo che veramente non perché ti trattieni, ma lasciandoti andare, sei al limite, due pizze, un grande risultato. Non me ne frega di quanto in assoluto, ma quanto per te. Io 10 per parte quali metterei. Obiettivo prossime gare, cosa vorresti portare sul palco? Più peso, più tirato. Quindi entrambi, sì. Più grosso e più tirato. Tosta, eh? Sì. Tosta, tosta. Perché sai che solitamente per arrivare più tirati devi rinunciare a un po' di volume e viceversa. Quindi devi fare un bel lavoro in off-season, eh? Sì.
vuol dire spingere i pesetti. Secondo set, sempre 6-8 ripetizioni, abbiamo aggiunto 10 kg per lato. Vieni in giù, ancora più giù, stacco io, 3, 2, 1, su, non chiudere troppo i gomiti, lascia lo stretch, vai, via, questa è perfetta, tutte così, forza Filippo, ok, controlla, 100%, bravo, questa è perfetta, controlla, 100%, allunga tutto, non accorciare Filippo, bravo, due ancora, forza. Sì. Bravo. Mamma mia. Bella. Molto bella. Questa è stata davvero una bella serie. Qua c'è stata un'intensità diversa rispetto a tutte le altre. Secondo me sta passando un po' l'emotività, sei un po' meno emozionato e stai cominciando a muoverti un pochino più nel tuo. Questo è un approccio completamente diverso. Okay. Scusate, adesso hai spinto. Adesso hai spinto come vorrei che tu spingessi dalla prima all'ultima serie. Quando poi arriveranno le tecniche di intensità, svarione. Svarione. No, però bella pesante è stata. Quando poi faremo le tecniche, la cosa difficile non sarà gestire un alto carico. La cosa difficile sarà rimanere lucido con la testa, perché subentrerà la fatica, il bruciore, perché le tecniche sono fatte per avere una grande stimolazione di intensità, quindi il muscolo brucerà e tu dovrai riuscire a rimanere lucido nel non scappare dall'esecuzione, nello spingere al 100%. Se tu in una circostanza di estrema fatica riesci a mantenere lucidità, hai vinto. Più lucido sei qua, più sei abituato a far fatica qua, più sul palco è una cazzata. Per assurdo, qui è la parte facile, è pesante, ma finisce subito. 6-8 ripetizioni vanno, quando poi là dovremmo invece rimanere sotto tensione per più tempo, la testa giocherà un ruolo fondamentale. Io farei 30 secondi e poi partirei. Ok. Opla. Scendi ancora un pelo. Stacco sempre io. 3, 2, 1. Opla. Molto bene. Allarga. Via. Non accorciare. Molto bene, bella. Ne mancano 3, forza. 4, sì. 5. Ho sentito un timido tifo. Vai amore, vai. Alzati. Opla. Vai qua. Davanti a me, qua. Vieni lì. Passo indietro. Togli la maglia. Vieni, vieni. Da convinto eterosessuale ti dico che è un bel fiel. Togli, togli. Ripeto, qua non siamo in America, ma qua ci sono i culturisti, non preoccuparti. Fai un passo alla tua sinistra. Come lo senti il pump? Comprimi. Quando comprimi non dare importanza alle spalle,
prendi qua. Allora, alza la testa o ti fai ombra. Allora, tu adesso hanno tutta l'importanza a spalle e tricipiti. Stai facendo questo. Contrai i pettorali da qua, braccia distese. Contrai. Questa è la consapevolezza che devi arrivare ad avere. Guarda, da qua. Uno. Altro. Due. A questo sommi la postura. Quando vedi quei pettorali con tutte le righe, c'è la condizione, ma riescono loro a condizionarlo. Fai finta di fare una croce coi cavi. Già meglio. Già meglio. Che poi, ragazzi, detto che agli arti svantaggiati, ma c'è una bella forma delle braccia, eh? Tricipiti sono buoni, buoni. Hai leggermente i bicipiti piatti, ma il tricipite è molto buono. Fai un 6 chest, sei capace? Allora, da qua, mano qua. Non ti vedo, è troppo largo. Facciamolo speculare allora. Fuori dalla parte, come se guardasse lo specchio. Bravo. Da qua, porta l'aria nel torace. Qui, ma alza il respiro. Bravo, fermo qua. Ruota solo un po'. Ruota ancora. Se riesci a riempire questa struttura, Filippo, vai di schiena. Fai un'apertura. Piegati leggermente in avanti, fai un doppio bicipite. Girati, fai un tricipite di lato. C'hai un punto vita veramente, veramente piccolo. Se riesci a dare spessore in questa zona, ma più che davanti, dietro, se riesci ad avere più tridimensionalità su tutto il centro schiena, questa struttura delle clavicole che hai, questo punto vita inesistente, viene fuori qualcosa di veramente buono. Concentrati, le braccia non sono un punto carente. Non considerarle un punto carente. Quando ti metti di lato e fai i tricipiti, hai un rapporto con la vita talmente stretto che il braccio sembra enorme. Non guardare i centimetri. Io non ho mai saputo quanti centimetri ho di braccio. Non me ne frega. Mi interessa che l'impatto complessivo sul mio corpo sia favorevole a far sì che uno dica: cazzo, ma che spalle che apresti. Poi non so quanto ho in circonferenza, non mi interessa. Il bodybuilding è un gioco di proporzioni, un'illusione. Se tu hai un braccio enorme ma un punto vita così, sembra che il braccio più piccolo di uno che ha meno centimetri di te sul braccio ma un punto vita così. Guai le gambe. Con questa struttura, se riesci a dare tridimensionalità dietro, quando sei proprio di schiena, essere più spesso, e quando fai questo, avere il centro schiena che esce verso il pubblico. Guarda lì che mi sta facendo lavorare. Non pensare che il petto sia carente. Non pensare che il punto più carente sia il petto. Se vuoi trovare una zona carente, è il centro schiena. Infatti, col coach stia lavorando principalmente lì. Upper back, tridimensionalità. E è quello che condivido. Rimetti la canotta, non mettere la maglia, stai pure spogliato. E passiamo all'esercizio. Come terzo esercizio passiamo alle aperture. Abbiamo fatto un check, come avete visto, sul pump. E c'è. Il feeling è buono. Non credo che tu sia corto di energie. Penso che tu ti senti ancora che puoi dare. Facciamo altri due esercizi per due serie. Questo lo faremo col metodo di Nilil, che conoscete bene perché l'ho fatto anche nel video precedente. Lo ripeteremo qua sul petto. Quindi, carico che ti permette di fare 10 ripetizioni. Ne faccio 10 arrivando già
se non a cedimento pieno, molto vicino. Sto in posizione di scarico, quindi in apertura, e riparto con lo stesso carico a fare tutte quelle che riesco. Ne escono 3, 4, quelle che vanno. Da lì scarico il peso e rifaccio un altro set con tutte quelle che arrivano. Che senso ha sto lavoro? Dare una grande intensità, creare i presupposti per avere un massimo reclutamento, perché non è tanto il carico che me lo richiede, perché chiaramente qui il carico non sarà eccessivo, ma la modalità. Come posso imprimere intensità a un lavoro? Tramite il carico, i recuperi, le ripetizioni e le modalità con cui li eseguo. Qua utilizziamo un carico gestibile, un recupero pieno, perché poi recupereremo abbastanza, lavoriamo sul numero di ripetizioni e sulla modalità con cui li eseguiamo. Ok? E questo secondo me subentra quando il lavoro con il carico pesante è già stato fatto. Sei pronto? Speso, cosa dici? Va bene. Già messo io. A posto. È il peso con cui prima hai fatto il riscaldamento. Contanto che adesso sei un po' faticato, ci può stare. Gomiti, vai, via. Adesso che hai spogliato il coinvolgimento muscolare, riuscite a vederlo meglio. Alza il mento. Svuota il cervello, Filippo, e pensa che hai un solo obiettivo: mantenere l'esecuzione e arrivare al numero di ripetizioni massimo che riesci a fare. Qua 10 ti fermi. Siamo a 7, giusto? Oh, io arrivo a 10. No. Occhio, Mike. Ok. Vai, vai, chiudila. Ok. Adesso arriva il difficile. Stai in postura. Te l'ho detto prima. Devi rimanere lucido col cervello qua. 3, 2, 1. Quelle che arrivano, via. Qua. Dammi il 100%, cazzo, Filippo. Dimostra a te e a me che vuoi arrivarci forte sul palco. Più spingi ora, più arrivi grosso sul palco. Non farò saltare il carico, controllalo, soffri, non scappare. Guarda me. Forza. Ok, vai ancora una. Sulla testa, rimani in postura, rimani lucido col cervello. Ok, stop. Fermo. Cinque, quattro, tre, due, uno, quelle che arrivano, forza. Oh, scusa. Non preoccuparti, che scusa. Sì. Apri gli occhi. Più sei disposto a far fatica qui, più sul palco sarai quello che dici di voler essere, più grosso. Dai, ancora due, cazzo, forza! Vieni con me, sei solo! L'ultima. Dammi tutto! Più qui spingi, più sul palco scioccherai. Molte volte si perde una connessione logica banale. Sul palco sei ciò che fai qua. Quello che la gente vede sul palco è il frutto di quello che fai qua. Qua dai tanto, sul palco sarai tanto. Qua tiri indietro il culo, sul palco sarai sempre, pensavo meglio. Se sul palco quest'anno vuoi arrivare più grosso e più duro, vuol dire che come esci i giudici devono dire: cazzo, Soavi, come è migliorato. L'unico modo che hai per far sì che i giudici dicano questo è fare qui quello che prima non hai mai fatto. Se qui fai quello che hai sempre fatto, sul palco non sarai diverso. Se qui sei disposto a fare quello che prima non hai mai fatto, sul palco sarai qualcosa di diverso. È una connessione mentale ovvia, ma si perde. Voglio essere più grosso sul palco. Sì, ma come ci arrivi? Questo è il tuo strumento, questo e questo. Se tu quando entri in palestra il tuo mood mentale è mi alleno, il tuo mood mentale deve essere: quanto ho fatto qua la volta scorsa? 35, oggi 40.
non ce la fai, non fa nulla, ma la tua testa era disposta a... Fallo però, Filippo, cazzo. Io so che sono un fondamentalista allenamento, ma tutti quelli che ho incontrato, quando hanno capito che la differenza la fai qua, sul palco, hanno fatto la differenza. Evi. Acqua. Sembra l'allenamento della vita, cioè quell'allenamento che dici, cazzo, oggi ho spinto come mai mi succederà nella vita, per te deve diventare la normalità. Se riuscirai a far sì che l'allenamento della vita degli altri sarà la tua normalità, sei imbattibile. Quando io facevo i video, che facevo le challenge con i 350 kg di stacco o con i 60 kg per parte per i pettorali, ci fu un ragazzo che venne una volta a allenarsi, capitò nel giorno di petto, io al secondo esercizio, al tempo, avevo sempre le spinte con i manubri. Le mie spinte con i manubri partivano dai 60 kg in poi. Mi guarda e mi fa, ah, ma allora non l'hai fatto solo per il video? Ho guardato e ho detto, scusa, ma in che senso? No, perché pensavo che tu questi pesi utilizzassi solo per il video. Io quello che faccio vedere in video è quello che faccio tutti i giorni. E questa è la mentalità che manca. Tu non devi filmare l'eccezionale, tu devi filmare e proporre sui social la tua normalità, e quando la tua normalità sui social verrà percepita come una cosa incredibile, chi ti batte? Forza. Seconda. Sistemato. Vai. Oh. Buono, buono, buono. 5. Pensa al palco, pensa al palco. 6. Pensa ai giudici che ti guardano. Bravo. Pensa al pubblico che ti guarda. Pensa alla tua ragazza sotto il palco che ti guarda, che è fiera della forma che hai portato. Il tuo coach che ti guarda. I tuoi amici. Il tuo migliore amico che dice, che cazzo di mostro che è. Stop, fermo. Rimani qua, rimani qua, rimani qua. 7, 6, 5, 4. Ne voglio almeno 4 fatte perfette. Via. 1. 2. Pensa alla soddisfazione che proverai guardando lo sguardo di chi ti vede sul palco. Devono dire, dove cazzo è stato questo finora? Come ha fatto a diventare così? Stop. Giù le mani. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E la vera vittoria sarà quando sarai talmente mostruoso che la gente dirà, che cazzo ha preso per diventare così? Ma sarà natural davvero? E tu sorriderai perché penserai tutta la fatica che hai fatto qua, in culo a loro. Ancora una. Dai. Bravo. Molto bene. Abbastanza cedimento. Queste erano... Queste erano buone. Bravo. Grazie. Come ti senti? Sì, abbastanza demolito. Manca l'ultimo esercizio, due serie. Poi abbiamo finito. Okay. Il check secondo me l'abbiamo fatto nel momento in cui il pump era massimo. Perché anche se il lavoro è corto, ragazzi, sono 3 più 3, 6 serie, più 2 macro, sono equivalenti di 12 serie.
a un certo punto, quando il corpo è molto affaticato, quando il glicogeno comincia a svuotarsi, quando i muscoli cominciano a svuotarsi il glicogeno, anche se tu fai fatica il pump scende. C'è un momento nel tuo allenamento dove il pump è massimo perché raggiunge il giusto equilibrio tra l'afflusso di sangue nel muscolo e il glicogeno che non è ancora stato tolto, usato, quindi è proprio i muscoli full. E per me era dopo il secondo esercizio. Adesso è normale che magari vedrai che il muscolo diventa un po' meno in pump, ma il lavoro serve perché? Perché essendo in bulk, tanto poi recuperi. Quando mangi tanto, ci sta arrivare oltre il limite, perché tanto poi reintegrando così tanto vai a compensare. Se tu in questo momento invece fossi in una situazione di cut, quindi con le riserve contate, ti stopperei qua, perché siamo già arrivati. E perché non reintegrando a sufficienza non avresti la possibilità di recuperare lo sforzo. Ma siccome mi hai detto quanto stai mangiando molto, ne abbiamo. Pesante. No, no, è il tuo uomo. È il tuo. È pesante. Sono 10 kg. Io posso metterne 5, ma io fossi lei mi dissocierei. Cioè non vorrei proprio avere a che fare nulla con te. Avrei nulla a che fare con te. Sta a te la scelta. Teniamo i 10. Ti è piaciuta questa cosa? Però è psicologico. Te ne abbiamo. Sto pentendo di aver fatto questo video. Allora, ultimo esercizio. Lavoriamo con l'altra modalità che ti dicevo, quindi il TUT aumentato. Noi faremo 3-5 ripetizioni mantenendo 2 secondi di picco di contrazione per poi cercare libero di fare il maggior numero di ripetizioni possibile. Prima abbiamo scherzato, è veramente cotto Filippo, non è abituato a fare questo tipo di lavoro, quindi non so quante ripetizioni arriveranno. Noi proviamo e poi valutiamo. Le prime mi interessa che lui mantenga la contrazione al picco per 2 secondi, quindi anche a costo di fargli io da support, da supporter, da aiutino nel fare la fase concentrica mi va bene. Quelle libere vorrei che invece le facessi da solo, ok? Posizionati. Oh, grazie. 3, 2, 1, partiamo già, eh. Qua contrazione volontaria, 1001, 1002. Su, 1001, 1002. Pensa di replicare la compressione che abbiamo fatto prima quando posavi. Bravo, ok. Via, ultima. Ok, via quelle che arrivano, vai. 1, anche mezze, 2, anche mezze. 3, 4, 5, bravissimo, 6, pensa sempre al palco, 7, 8, stop, ok. Quando si arriva a essere così stanchi è molto difficile interpretare in maniera ottimale la contrazione volontaria in picco. Lui nelle prime 2 non l'ha fatto, è arrivato e si è adagiato. La terza, la quarta e la quinta sì. Tu devi pensare che quando arrivi qua è l'equivalente di quando fai questo e siccome non hai carico o contrai al massimo e sei impressivo o la posa non va. Quindi quando tu fai questo contrai tutto, devi fare l'equivalente qua. Arrivo, non mi adagio ma contraggo. Vieni qua. La differenza è questa. Mano qua. Qua arrivo e mi adagio. Qua arrivo e contraggo. Questo deve cambiare, l'impatto proprio. Devi sollevarmi la mano, tanto la contrazione è forte. Quindi non è qua, ma è qua. Ok? Recupero, ultima. Picco di contrazione, 4 secondi. Per 5 ripetizioni. È tuo il carico, eh? Quasi meglio questo rispetto alla prima in cui l'hai provato. Approvo il Mac post workout solo se anche quello a cedimento. Ha fatto lui invece su YouTube, manda cedimento. Sì, l'ho fatto anch'io.
full day of eating a cedimento. Io ho fatto 15.000 calorie. Boh, non lo so, no, l'ho chiamato così, no, no, post gara. Ah no, non sapevo cosa fare a Manchester, ho girato tutti i fast food. Tra l'altro i fast food inglesi sono una roba... Vabbè, ci sono le ciambelle, ci sono i cinnamon roll, McDonald's... E tra l'altro in Camuno sono cinnamon, specifichiamo. I roll di cannella. 4 secondi di picco per 5 ripetizioni. Concetto che dico sempre, ma rendiamo partecipa anche il nostro giovane spallone. L'ultima serie, quando hai fatto un allenamento così, quindi quando hai fatto un allenamento veramente alto livello, è l'equivalente, è un esempio che faccio sempre, lo farò ogni video, agli ultimi 500 metri di una maratona. Quando gli ultimi 500 metri di una maratona contano? Quando nei 41 km e mezzo prima hai corso al massimo. Allora, se per 41 km e mezzo hai corso al massimo, gli ultimi 500 metri potrebbero essere quelli che determinano se vinci o perdi. Se non avessi corso al massimo prima, gli ultimi 500 metri non contano nulla. Tu oggi hai dato il massimo in questo allenamento? Credo di sì. Quest'ultima serie è quella che corona al meglio il tuo allenamento o quella che ti fa finire e dici: peccato l'ultima. Sta a te come la interpreti. Sono i tuoi ultimi 500 metri di una maratona. Pensa di essere testa a testa con il tuo competitor dopo aver fatto 41 km e mezzo di fatica. Finiscila bene sta maratona. Tre, due, uno, quattro secondi. 1001, 1002, 1003, 1004. 1001, 1002, 1003, 1004. Bravissimo. 1001, contrai, 1003, 1004, ne manca due. Bravo, 1001, 1002, 1003, 1004. Ultima. 1001, 1002, 1003, 1004. Otto colpi, ottava posizione. No, 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 no. Fermo qua, fermo qua. Recupera un attimo, voglio otto ripetizioni. Respira, respira, rimani lucido qua, togli la fatica, togli il dolore, resetta, ottavo posto, via, ok, torno, settimo posto, ok, sesto, mi gioco la top 5, sono in top 5, quarto posto, mi gioco i primi tre posti, terzo, e ce l'abbiamo, primo, secondo, secondo, ci siamo per la vittoria, forza, 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 sì, 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 grande, bravo. Death the set. No, non faccio la battuta, ancora due, no. No. Non la faccio. Non è il caso. Non ne chiedo altre due. Bravo. Ultima serie bellissima. Ragazzi, sull'onda di uno scampato infarto, noi vi salutiamo, vi ringraziamo. Sensazioni? Oh, spettacolo. Bello, ti senti bene? Sì, non sento più il petto, non lo percepisco più. Soddisfatto però mentalmente? 100%. Io credo che a volte, oltre a essere contento per quello che vedi fisicamente, devi anche essere contento di come ti senti mentalmente. Se hai dato tutto, vi assicuro che finite siete contenti. Grazie Filippo, è stato un piacere. Grazie a te Andre. Un attimo di recupero e facciamo una chiacchierata. Ciao ragazzi.